Anche perché siamo già un po' in ritardo, comunque cerchiamo di procedere appunto con la seconda parte. Come avevo già accennato, allora il tentativo è quello di provare a indagare su strumenti più semplici che poi in qualche modo possono diventare anche subito applicativi da un punto di vista professionale. Questo non per appunto sostituirsi alle caratteristiche che hanno i software utilizzati appunto da a livello universitario, che avete visto sono molto evolute e ci vorranno ancora molti anni per raggiungere i risultati, però proprio per fare in modo comunque di poter operare con quello che possiamo disporre oggi in modo corretto, diciamo così, o quantomeno rispettando appunto le problematiche tipiche di certe categorie di edifici. In particolare parleremo appunto degli edifici monumentali. Ecco, per l'edificio monumentale lo scopo della vulnerabilità è quello ovviamente di accertare la resistenza e la stabilità della struttura ed eventualmente di fronte a situazioni appunto che richiedono degli interventi studiare ovviamente un opportuno progetto di consolidamento. Ecco, nella modellazione strutturale la prima fase è quella in cui bisogna individuare degli opportuni criteri di modellazione e di analisi e la successiva invece è quella con cui si definiscono i macroelementi, cioè gli elementi strutturali a cui daremo particolare attenzione appunto e che saranno oggetto di indagini specifiche. Il fatto di considerare gli edifici monumentali suddivisi in macroelementi è una metodologia che comincia ad essere diffusa e accettata e anche indicata dalle prescrizioni normative, basta pensare appunto al decreto della Presidenza del Consiglio del 2007 che è in corso di aggiornamento proprio in questo periodo sui beni monumentali, dove si afferma chiaramente che i modelli globali di grandi edifici monumentali sono il più delle volte fuorvianti, soprattutto se poi sono eseguiti magari con metodo di elementi finiti che lavorano a campo elastico lineare. Ora, è chiaro che questi tipi di calcoli possono cogliere una certa risposta statica della fabbrica monumentale, ma non possono darci delle informazioni attendibili su quella che poi è la capacità di resistere appunto a un evento sismico. È più giusto appunto cercare di capire anche attraverso lo studio delle stratificazioni storiche, della caratterizzazione tipologica delle singole parti del monumento, come queste possono reagire in maniera indipendente l'una dall'altra e poi ovviamente anche prendendo in considerazione le possibili interazioni. Ecco, prima di arrivare a parlare in modo più dettagliato di quelli che sono i criteri degli edifici monumentali, vorrei farvi alcuni richiami sull'analisi limite. Ora, già ieri ci sono state diverse occasioni in cui anche i nostri collaboratori hanno trattato problemi dell'analisi cinematica, che sapete è quella che studia appunto meccanismi di collasso ed è sicuramente la via più semplice con cui si possono affrontare problemi di stabilità. Quindi l'analisi limite appunto studia il collasso dei corpi rigidi, quindi prescindendo dalle condizioni di congruenza, si basa essenzialmente su considerazioni di equilibrio. Ecco, quando si studiano i cinematismi si possono individuare due classi di metodologie, una riguarda i cinematismi ipotizzati a priori e gli altri quelli invece calcolati sulla struttura della quale appunto non sono noti quelli che possono essere possibili meccanismi di collasso. Quando si lavora con ad esempio nel ribaltamento delle pareti, come fa anche il nostro software dedicato all'interno di PCE, abbiamo ipotizzato a priori un certo tipo di cinematismo, cioè dalla conoscenza della struttura, dall'analisi anche degli eventi, per esempio sismici, se sono verificati e quindi dal comportamento manifestato dagli edifici, è possibile trarre delle informazioni per ipotizzare che quell'edificio potrebbe avere certi tipi di meccanismi di collasso. E questi sono sicuramente appunto i casi più semplici da analizzare. Qui si riportava un esempio della finestra del programma dedicato appunto ai cinematismi nell'ambito di PCE, che riguarda fra l'altro la questione del polo di rotazione, che è abbastanza importante, in quanto diciamo che queste verifiche si basano essenzialmente su considerazioni di stabilità dell'equilibrio, però in qualche modo può entrare in gioco anche la resistenza a compressione. Ad esempio, pensando che la cerniera alla base di una parete si sta ribaltando possa arretrare in virtù di una resistenza a compressione finita, si esegue certamente un calcolo che è a favore di sicurezza perché tende a diminuire un po' il momento stabilizzante.
Va detto tuttavia che la resistenza non appare parametro proprio fondamentale nello studio di queste strutture, perché certamente, se leggiamo appunto anche la teoria di Heyman, quello che conta è soprattutto l'equilibrio del corpo rigido in sé. Difficilmente, a parte situazioni di crisi locali, questi tipi di edifici vanno in collasso appunto per il raggiungimento dei limiti di resistenza, ma piuttosto perché proprio la curva delle pressioni fuoriesce dalla sagoma della struttura e quindi ci sono ribaltamenti appunto di tipo rigido. Comunque è possibile in qualche modo considerare anche questi aspetti. Ora qui c'è anche un elenco di dati che sono relativi a un esempio semplice che avevo tenuto appunto in queste immagini, più che altro per introdurre in qualche modo anche la questione dell'indicatore di rischio, che sulla quale abbiamo già parlato abbondantemente anche ieri in varie circostanze. Comunque, fondamentalmente, quando studiamo un cinematismo noi calcoliamo un moltiplicatore di collasso. Ecco, il moltiplicatore di collasso non è altro che un numero che ci dice qual è la frazione dei carichi verticali che, pensata, applicata orizzontalmente, porta appunto alla crisi, cioè innesca il cinematismo e fa muovere, come fa ribaltare sostanzialmente la struttura. Ecco, a partire dal moltiplicatore di collasso si può calcolare l'accelerazione spettrale d'attivazione del meccanismo, cioè quella accelerazione che la struttura subisce alla sua quota, cioè dove è posto appunto il meccanismo che stiamo esaminando, e che corrisponde appunto al raggiungimento di questa situazione limite. Da questa poi si risale all'accelerazione invece che c'è al suolo, che è ovviamente diversa da quella della struttura a quota, è la cosiddetta PGA, che è appunto l'accelerazione di picco sul suolo rigido, e da lì infine all'indicatore di rischio, perché calcolando quella che è la PGA sostenibile della struttura può essere equiparata alla domanda, cioè a quello che la zonazione sismica ha previsto per il sito di ubicazione dell'edificio, e il rapporto tra le due dà il coefficiente di sicurezza, che ora lo possiamo chiamare indicatore di rischio, ma è appunto semplicemente un coefficiente di sicurezza. Ecco, tra l'altro vi vorrei far osservare che questa, come ho già detto ieri, questa dipendenza dell'accelerazione dal periodo di ritorno crea la necessità di un procedimento iterativo per andare a centrare il valore della PGA sostenibile, cioè non è un'operazione diretta e si può fare con una proporzione, diciamo così, immediata. Bisogna cercare appunto quel valore del periodo a cui corrisponde l'accelerazione spettrale che fa attivare il meccanismo. Questo valore lo si calcola per tentativi, in quanto nell'accelerazione spettrale compare appunto lo spettro di risposta che ha a sua volta all'interno diversi parametri che sono appunto, oltre alla GOPGA, che è la stessa cosa, altre grandezze che sono F0, il periodo che ci sta, che dipendono appunto dal periodo stesso. Quindi è un po' più complicato rispetto al passato, però il concetto è lo stesso, cioè quello di andare a trovare il valore per quello stato limite, che sarà in generale lo stato limite ultimo, quello di salvaguardia della vita, per cui si verifica, si manifesta, diciamo così, un'accelerazione che è quella sostenibile appunto dal particolare cinematismo che stiamo esaminando. Ecco, il secondo gruppo di cinematismi sono invece quelli che determiniamo attraverso delle elaborazioni di calcolo. Questi sono certamente più complessi, in quanto noi abbiamo il modello di una struttura nella quale si possono formare, per perdita diciamo così, di iperstaticità interne dovute appunto alla fessurazione progressiva, si possono formare alla fine appunto dei cinematismi. Ci sono diversi metodi con cui si può affrontare la problematica. Questo è un'illustrazione che si riferisce al nostro software dedicato ad archi e volte, che è basata appunto sul metodo messo appunto dal Dipartimento di Costruzione dell'Università di Firenze, che già da una decina d'anni stiamo diffondendo, e che si basa sulla schematizzazione di un arco come un assemblaggio di conci rigidi che possono lavorare tra loro solo per forze di compressione. Quindi qui non ci sono considerazioni di deformabilità, in effetti si scrivono solo le equazioni di equilibrio, e all'interno delle infinite soluzioni equilibrate si ricercano quelle che rispettano le condizioni al contorno, cioè il vincolo che noi diamo qual è? È quello che la curva delle pressioni deve essere interna alla sagoma dell'arco. Se non lo è, cioè se in certi punti fuoriesce, è accettabile inserire una sconnessione, il che vuol dire pensare che la biella di interfaccia che modella il contatto non sia più reagente, cioè si inserisce in pratica una cerniera dalla parte opposta rispetto a cui fuoriesce la curva delle pressioni. Ovviamente fino a 3 cerniere
siamo in una situazione accettabile, quando si forma la quarta non si può più pensare che esista una soluzione staticamente valida della struttura, e quindi c'è la formazione del cinematismo. Ecco, cosa vuol dire la formazione progressiva delle cerniere? Perché noi abbiamo delle forze orizzontali crescenti, quindi il nostro arco, che supponiamo sia stabile sotto l'azione dei carichi verticali, perché ovviamente se così non fosse abbiamo una resistenza teoricamente nulla di fronte alle azioni sismiche, quindi partiamo appunto da un arco che è stabile sotto cariche verticali, applicando delle azioni orizzontali ai varicenti dei conci, si fa crescere queste azioni finché a un certo punto si formano appunto queste cerniere e si arriva alla fine al cinematismo. È così che si calcola il moltiplicatore di collasso anche per queste strutture, quindi e si fa un qualcosa del tutto analogo a quello che si fa con i cinematismi ipotizzati a priori. Alla fine si arriva a determinare una grandezza che rappresenta l'entità appunto di quanto posso moltiplicare i carichi verticali per avere la crisi in direzione invece orizzontale. Ecco, questi sono alcuni degli elaborati che fa il nostro software dedicato ad altre volte, e questo è un cinematismo che si forma appunto con quattro cerniere. Come vedete le cerniere tra l'altro sono sempre alterne, perché è così appunto si forma questo tipo di meccanismo. Tra l'altro questi metodi sono anche metodi a elementi finiti, per cui è possibile a tutti gli effetti inserire dei carichi differenziati tra i vari conci, fare in modo anche che ci siano dei cambiamenti di sezione tra un concio e l'altro, che può essere in questo caso di arco, che è un arco policentrico con spessori anche diversi tra le varie parti, e quindi almeno per quanto riguarda la problematica degli archi una configurazione abbastanza semplice ci fa aggiungere al moltiplicatore di collasso è già disponibile da tempo. Ecco, quando si entra nell'ambito invece dell'analisi statica non lineare si entra in un campo che è alternativo, cioè quello che abbiamo visto finora è quello di trovare il cinematismo indipendentemente dall'analisi statica della struttura, cioè non abbiamo appunto considerato in nessun modo le deformazioni e la congruenza. Ecco, perché abbiamo trovato cioè il minimo moltiplicatore cinematicamente ammissibile, però a questo moltiplicatore si può arrivare anche per un'altra via, cioè noi possiamo anche appunto nello spirito di un'analisi statica non lineare applicare a un solido elastico inizialmente, che poi appunto ha delle fessurazioni progressive, possiamo applicare un campo di forze crescenti finché a un certo punto si forma appunto un meccanismo, perché a tutti gli effetti quando l'analisi pushover ci presenta delle curve abbiamo il punto finale, che non è lo stato limite ultimo formale, diciamo così, che dobbiamo considerare per normativa, quello si ha quando la caduta della forza è non superiore al 20% della forza massima, però al di là di quello la curva poi a volte prosegue oltre questo valore, arriva a un certo punto e termina per forza quando proprio non è più possibile ancora incrementare carichi. Ecco, quel punto lì segna l'instaurarsi proprio di una labilità complessiva della struttura e quindi un cinematismo a tutti gli effetti. Questa via è la via statica che ci porta appunto al massimo moltiplicatore staticamente ammissibile, che dipende dell'analisi cinematica, coincide appunto con quello col minimo cinematicamente ammissibile. Ecco, ora qui c'erano diciamo scritte diverse cose, cerchiamo di sintetizzarne alcune delle più importanti. Ecco, l'analisi per macroelementi si può anche inquadrare appunto in questo tipo di studio. Ora noi l'analisi pushover siamo abituati a vederla applicata agli edifici per finalità di verifica di capacità portante appunto dell'edificio, quindi in sostanza attraverso le curve pushover arriviamo a definire una capacità che può essere in termini di periodo di ritorno piuttosto che accelerazione, la stessa cosa come abbiamo detto, che va confrontata con quella che è la richiesta, cioè la domanda dell'edificio. Ma al di là di questo tipo di utilizzo dell'analisi statica non lineare si potrebbe pensare di usarla per un altro scopo, cioè quella di modellare delle strutture che possono avere interesse a vario titolo, come possono essere parti degli edifici monumentali, con lo scopo di arrivare a trovare questo moltiplicatore di collasso, cioè non tanto poi per eseguire la seconda fase, che è quella di rapportarsi all'oscillatore e calcolare per quella via la generazione sostenibile, ma semplicemente per determinare qual è il massimo valore delle forze orizzontali che io posso appunto applicare alla struttura. E questo lo si può fare sempre usando varie distribuzioni di forze, come in effetti fa l'analisi pushover, quindi forze
per esempio proporzionali alla massa, o con distribuzioni cosiddette lineari, anche se proprio lineari non sono delle masse, non sono tutte uguali, ma comunque